Buon pomeriggio amici, sono Gianni, ormai per quelle pochissime visualizzazioni che mi avete regalato intanto vi dico grazie. Ripeto, faccio tutto ciò per riuscire a dare una mano a quelli che possono essere degli amatori, no? Cioè chi sta magari iniziando ad entrare in questo mondo. Quindi non è rivolto agli allevatori esperti che a me possono fare solo scuola. Quindi il mio non vuole essere un atto di sapienza nei confronti degli altri, ma solamente far vedere quello che faccio io e che fortunatamente va avanti. Come vedete qui sul tavolo oggi c'è un po' di roba, ci sono beverini, ci sono prespoli, ci sono mangiatoie, c'è di tutto e di più. Perché questo video oggi? Perché vi voglio parlare di sanificazione, di disinfettazione. E io nello specifico per farlo ho sempre utilizzato e mi sono sempre trovato benissimo con questo prodotto che si chiama Quotersan della Chemipharma, che penso che molti riescono a, cioè che molti conoscano, e non è nient'altro che appunto un disinfettante specifico proprio nell'ambito zootecnico in generale. Considerate che con il Quotersan c'è pure indicato dietro, oltre alla sanificazione di quello che possono essere le gabbie o il materiale, si possono anche andare a sanificare quello che possono essere le uova o le incubatrici. Quindi pure nel caso di quello che possono essere le galline o tutte queste altre specie. Niente, il Quotersan poi si diluisce essenzialmente in acqua con diverse percentuali. C'è una percentuale che viene ritenuta quella batteriologica e dopodiché invece c'è un'altra percentuale che è più alta, che funge da fungicida, e si parla circa l'1%. Quindi io ad esempio ne preparo 2 litri, lo inserisco nel nebulizzatore perché io vado a nebulizzare, ho comprato questo nebulizzatore al punto brigo, nulla di particolare, da 2 litri, quindi in 2 litri andrò a mettere 20 grammi di Quotersan per quello che serve a me, e in questo modo avrà un effetto battericida e fungicida. E una cosa importante è quella di pulire prima le cose, o meglio, qualora ci siano incrostazioni tipo gli escrementi o il mangime appiccicato e tutto, cercate di rimuoverlo prima con della spugna. È importante che il Quotersan non vada a contatto con altre forme di detersivi. Questa è una cosa importantissima. Il mio processing qual è? Prendo una bacinella abbastanza grande, quindi prima vedo quelle che possono essere le parti magari un pochettino più sporche. Di solito può capitare nelle ciotole o nelle mangiatoie comuni, lo sai, si trova qualche cacchina. Un po' più difficile invece che si vada a trovare nei beverini. Per dire, quindi perdo diciamo quei 5 minuti di prepulizia iniziale, dopodiché inizio a spruzzare il Quotersan dentro questa bacinella su tutti quelli che sono gli oggetti. Ovviamente, come vi dicevo, io non avendo un grosso allevamento, considerate che ho solo 7 coppie di Agapornis fisheri, però sono abituato a cambiare e a sostituire quello che sono settimanalmente tutte gli accessori, in modo tale di ridurre al minimo quello che possono essere le infezioni batteriche o altro. Quindi li vado a spruzzare con il Quotersan e lo lascio agire per circa 15-20 minuti. Dopodiché semplicemente li vado a sciacquare, li metto ad asciugare, non mi preoccupo se vengono un pochettino più opachi rispetto al normale, quindi non li asciugo, cioè li lascio asciugare così naturalmente, e diciamo che il gioco è fatto. È un investimento bassissimo, io l'ho acquistato il Quotersan dal mio negoziante di fiducia, che saluto, che poi è famosissimo in tutta Italia, che è Luigi Cicero dell'Emporio degli Animali, anzi un saluto a Luigi, che me l'ha consigliato diverso tempo fa, e devo dire che mi ci trovo benissimo. Considerate che ha un costo circa di 12-13 euro ed è un litro. Considerate che un litro significa che 100 grammi, facciamo 100 litri d'acqua, e con un litro ne facciamo 1000. Quindi diciamo che durerà
abbastanza, specialmente per chi ha dei piccoli allevamenti. Vi faccio pure un altro esempio, scusate se mi prendo e mi sposto. Ho anche acquistato queste gabbie da 90 per mettere un giorno i pugli all'interno, sono delle gabbie usate, e le ho disinfettate con il Quaters. Devo dire che il risultato è stato eccellente e a questo punto non avrò preoccupazioni che quello che poteva essere prima all'interno potesse trasmettere una malattia o altro. E questo qui è il nostro video di oggi, spero che vi abbia fatto piacere. Un caro saluto, ciao, grazie.